Mi intrufolo. Non si ricorda, scusa. Quando è nata la Dakar per te era troppo tardi. Posta dalla Yamaha di fare come manager la Dakar, eccetera, avevo gli sponsor. Però ho rinunciato, sai perché? No. Per la polvere. Sei allergico. Da morire. Come stai? Posso farti due battute? Ah, hai bisogno ancora di lui? No, mi fai solo una foto. Ah, una foto. Su Facebook è uscita la notizia. Renato Tech. È uno scherzo. Allunga la vita. Sì, ma allunga la vita. Ma io sai quando ho saputo, ero a cena con i miei figli, eccetera. Non è successo. Però amici magari da lontano telefonavano i miei figli. Per sapere, poi insomma il giorno dopo c'è stata la smentita. Ma parliamo di Parigi-Dakar, perché qui c'è una rimpatriata tra vecchi amici. Senti, tu l'hai fatto in camion, quante volte? Due? L'ho fatto due volte, ho fatto una volta la prima con una Mitsubishi che si è rotta. Poi l'ho fatta col camion e poi con una Land Rover benzina che siamo arrivati. Vado? Grande Manetta, vincitore di speciali a raffica, ma collezionista di voli rovinosi. Le medaglie ce l'hai di Orioli, giustamente. No, beh, è un po' quello che è il mio carattere. Ho fatto dei grandi disastri e sono fortunato perché ce la raccontiamo, però un po' il mio modo di vivere e il mio modo di interpretare un po' la vita. E poi non puoi bleffare, quindi... Che butte, Ciro! Tony, la faccio con Tony, senza Tony no. No, no. Ah, noi due! Ah. Io sto vendendo i soldi un po' per volta alla Lacca. Io invece ho smesso. Non fuma più, la Matilde non fuma più. Sono ingrassata. Brava Matilde. Parigi-Dakar, fine anni 80, e quello che succedeva sulle piste era niente rispetto alla competizione che c'era fra questi due figuri sul bivacco. Perché? Perché uno, Tony... No, comincio dalla signora. Una, Matilde Tomagnini, rappresentava gli interessi della Chesterfield, sponsor della Yamaha, e invece Tony Merendino rappresentava Lucky Strike, sponsor della Cagiva. Il problema era che Chesterfield con Yamaha non vinceva mai niente, e invece vincevano sempre loro, però lo sponsor della televisione erano loro, che pretendevano di vedere il loro marchio in grandissima evidenza. Dall'Italia mi dicevano, tutti quei marchi Lucky Strike non vanno bene, e noi a stringere le inquadrature sempre di più, e i piloti mettevano il marchietto qui sulla camicia, poi sul cappellino, noi sempre più stretti, e voi sempre vedere solo il naso di Ciro, sempre più incazzati. Ma non un po' più incazzati, però insomma ci sarebbe piaciuto un secondino anche lì. Però la cosa la sistemavamo bene poi. Sì, come si faceva a quei tempi dove c'era ancora un po', si dice, fair play. Il tuo figlio? Eh sì che sono i bimbi. Ma secondo te? Ma scusa, sai che io ho una fotina mio, te e Dedi seduti lì sulla spiaggia di fianco al mio letto, vicino alla foto di mia mamma. Cosa c'è? Vicino alla foto cosa di mia mamma. La mamma. Ma Edi non viene? C'è un intreccio di interviste. Allora, io stavo facendo Claudio. No, tu intervista lui e lui intervista no, me. Io volevo rubare un po' le domande. Vabbè, lui è lo showman. Cosa devo chiedere da Dakar? Allora, cosa devi chiedere? Intanto Claudio, più che un dakariano, appunto, era uno showman. Lui terrone. Assolutamente sì, no, il Fiorello un po' terrone, vabbè anche tu un po' terrone, beh in quelle condizioni lì eravamo tutti un po' terrone, no, ma in quelle condizioni lì eravamo tutti un po' terrone. Allora, Claudio, parlo io. Tu ci hai fatto divertire tanto, ma tu ti sei divertito anche tanto. Sì, siamo tutti dei privilegiati noi, perché in realtà non siamo né eroi né grandissimi piloti, nulla di tutto ciò. Siamo persone che per la loro passione hanno fatto una cosa incredibile, irripetibile, giusto? E abbiamo portato a casa la pelle, perché c'è gente che tipo Meoni, tipo Lale, tipo Giampaolo Marinoni, che ci ha lasciato la pelle e non è più tornato a casa. Quindi secondo me la prima cosa che dico sempre ai miei ex colleghi depressi della Parigi-Dakar è che noi siamo dei privilegiati. Uno degli scandali della Parigi-Dakar è stato quella famosa cagiva che cambiava numero sotto l'occhio del fotografo. C'eri anche tu? Io correvo con l'Honda, però era l'anno che sono fatto quinto assoluto e io mi ricordo l'equipe che con il titolo con De Petri che ha la tabella numero 92 davanti e numero 93 dietro, che cambia la tabella con Gualdi, e c'era scritto la vergogna italiana.